Buongiorno a voi e benvenuti sul mio canale. Spero abbiate visto il video di presentazione uscito domenica mattina in cui vi facevo vedere come preparavo il lavoro che vado a dipingere adesso. Si tratta delle rose presenti nell'album numero 1 e le dipingerò dopo che sono già state riportate su questa maglietta bianca. Ho già spiegato che dipingerò con dei pennarelli. Sembrano dei normali pennarelli a spirito e li andrò a usare con voi. Non li ho mai usati, è la prima volta. La tecnica che ho immaginato di usare è quella di un normale pastello, cioè colorare sfregando il tessuto come se si trattasse di carta e mettendo una lineetta dopo l'altra. Le sfumature le otterrò utilizzando diversi colori. In questo caso, per le rose, ho trovato due rossi e un rosa. Vado. Ho iniziato definendo il contorno di un petalo con uno dei due rossi e poi, iniziando dalla parte esterna del petalo e andando verso l'interno, ho iniziato a mettere una lineetta dopo l'altra di colore, senza però riempire lo spazio interno, ma riempiendo completamente lo spazio che dà sulla linea di contorno del petalo. Le linee sono tutte dello stesso verso, diciamo che più o meno vado dall'alto verso il basso, più o meno perché tendono a essere leggermente curve e leggermente pendenti a sinistra. Questo per assecondare la forma della rosa che è in una posizione leggermente pendente a sinistra. Quando ho dipinto sia la parte superiore che la parte inferiore del petalo, prendo il colore rosa più chiaro, ripartendo dal colore già messo, sempre con delle linee mi porto verso il basso e poi riprendo dalla parte in basso e mi porto verso l'alto senza mai chiudere al centro. Come vedete, nella parte centrale è rimasta una zona dove traspare ancora il bianco della maglietta. Ora con la stessa modalità sto dipingendo un petalo posizionato più a destra. Questo cambierò il verso della pennellata perché si protende verso l'alto, verso destra, appunto. Alterno l'uso dei rossi più scuri con l'uso dei rosa. I colori vanno alternati perché le varie sovrapposizioni ci permettono di ottenere un effetto sfumato. Naturalmente il rosso tenderà a vincere sopra il colore rosa e per questo verranno delle rose rosse. Si tratta naturalmente di fare un lavoro di estrema pazienza ed è anche molto lento. Di certo per me è molto più facile utilizzare un pennello numero 12 e coprire grandi superfici. Ma tant'è, in questo modo imparo un'altra tecnica. A questo punto ho deciso di aggiungere un quarto colore perché mi sembra che questi petali abbiano poca profondità ed è necessario fare dei punti più scuri. Per questo ho preso il marrone. È un marrone bello scuro ed è anche piuttosto liquido rispetto agli altri. Questo colore definisco i bordi vicino a quelli che saranno i sepali della rosa. Questa rosa, se ricordate dal disegno, è vista da sotto. Farò solo poche linee e mi affretterò a ripassarci con un colore più chiaro, con un rosso, per poterlo sfumare. Il colore dei pennarelli rimane liquido per pochi secondi, quindi se vogliamo sfumarlo un pochino dobbiamo essere molto veloci. Dopo aver lavorato sui primi tre petali, ho capito che posso permettermi di disegnare tutti i contorni dei petali di questa rosa con il rosso e poi andarli a colorare come ho fatto adesso, senza
senza dover disegnare un petalo alla volta. Ciò significa che, volendo, avrei potuto disegnare la maglietta direttamente con i colori, invece di farlo con la matita. Naturalmente, disegnare con la matita ha il vantaggio che se sbaglio posso correggere. Se invece dovessi sbagliare con i pennarelli, potrebbe essere problematico risolvere l'errore. Meglio fare un passaggio in più che rischiare di fare un errore. Sto usando tutte e due i rossi e i rosa su tutti i petali. È pensabile che i petali vengano lavorati tutti nello stesso modo, altrimenti sembreranno di colore diverso tra loro. Il modo in cui la luce riflette i colori e le linee fa la differenza sul lavoro finale. Adesso ho iniziato a dipingere la foglia. Per dipingere le foglie utilizzerò quattro colori che sono contenuti all'interno della scatola: due verdi, il marrone e anche un colore oro piuttosto strano che mi fa più pensare a un marroncino chiaro. Userò questi colori sovrapposti. E più o meno sto lavorando come per il petalo. Ho fatto prima il contorno, poi le nervature, adesso sto riempiendo gli spazi sfumando con segni di colore che alternano le quattro tinte. Naturalmente tenderò a mettere il marrone che è più scuro nelle parti più scure, più in basso e per dare profondità alle nervature. Gli altri colori, quelli più trasparenti e più chiari, come il verde, lo metterò nelle zone più in luce. Sono costretta ad accelerare il video, quindi vedrete i passaggi principali perché ci ho messo diverse ore a realizzarlo ed è improponibile per intero. Questi pennarelli non sono molto bagnati, sono piuttosto asciutti e questo permette di lavorare tranquilli. Il mio timore era che, essendo dei pennarelli, si creassero delle grosse macchie di colore sopra la maglietta, perché il colore del pennarello di solito è piuttosto liquido e tende a spandersi. Infatti non ho mai colorato in vita mia volentieri con i pennarelli, neanche quando ero ragazzina, proprio perché i colori erano troppo scuri, troppo intensi, troppo liquidi. Vi ricordo che se siete interessati ai disegni che vi propongo il lunedì nei video, li potete trovare sui miei album. Ne ho già pubblicati due, l'album numero 1 Fiori trasferibili e l'album numero 2 Cornici di fiori e frutta. Sono diversi tra loro e possono essere utilizzati su diversi supporti. Trovate due video nella mia playlist in cui potrete vedere il contenuto dei due album e ponderare meglio una scelta di acquisto. Vi lascio il link qui sotto il video. Vi ricordo inoltre che se i miei video ti piacciono e sei interessato a continuare a seguire i miei tutorial, puoi lasciarmi un like ed iscriverti al canale. L'iscrizione è un apprezzamento del mio lavoro e di questo ti ringrazio.
Sarete costretti, se lavorate come sto lavorando io, a mantenere la maglietta con la mano sinistra. Vedete, sto allargando le dita e cerco di trattenere il tessuto per non farlo spostare. Questo perché non possiamo usare i telai come fanno molti di voi. So che è una cosa che vi piace molto perché vi lascia la stoffa tesa. Ma in questo caso, essendo una maglia, è impossibile metterla all'interno del telaio. Se lo fate, rischiate di sbrindellare, il tessuto. Quindi io non ve lo consiglio, però se pensate che sia fattibile, fatelo pure. Ponete attenzione al lavoro che ho fatto sino ad ora e vi accorgerete che tra un petalo e l'altro ho messo del marrone che poi ho sfumato con i rossi e il rosa. In questo modo si ottiene una migliore definizione dei petali e naturalmente anche del fiore e una maggiore profondità. Con il giallo e il verde farò il cuore centrale della rosa con l'ovaio realizzato in verde e le palline di polline realizzate in giallo. Analizzando il risultato ottenuto con questi pennarelli, direi che posso essere soddisfatta. Questi pennarelli lasciano a desiderare sul modo in cui il colore scende sopra il pennino, perché a volte si asciuga troppo. Come ho già spiegato, è utile che il colore non sia molto liquido, ma a volte ci si spazientisce perché il colore si asciuga. Che si riesce a colorare poco e bisogna per questo ogni tanto agitare i colori. Comunque il risultato ottenuto mi piace e ne sono soddisfatta. Se siete interessati a questi pennarelli, vi lascio il link in descrizione. Adesso dipingerò le foglie, perché le rose sono state dipinte tutte e tre. Ma ho deciso di cambiare colore a queste foglie perché le prime due non mi piacciono, sono venute un po' troppo scure e ho deciso di aggiungerci anche del giallo. Come ho già detto, è la prima volta che uso questi pennarelli e quindi ho progettato il lavoro mentalmente, ma i risultati sono diversi rispetto a quanto mi aspettassi con i colori verdi. Il lavoro finisce qui. Questa è la foto da vicino del lavoro finito. Ve la posto in modo che possiate rendervi conto di com'è il tratteggio del pennarello sul tessuto. Vi ringrazio della visione, spero che vi sia piaciuto e quindi lasciatemi un like e vi aspetto alla prossima video lezione.